Sono nove, originari da molte parti del mondo, i frati francescani che il 23 maggio, nella chiesa conventuale di San Salvatore a Gerusalemme, hanno ricevuto l'ordinazione diaconale mediante la preghiera e l'imposizione delle mani di Sua Eccellenza Monsignor Giacinto Bulos Marcuzzo, vicario patriarcale per Israele. Sicuramente un passo importante, soprattutto penso che ogni inizio nella vita di ogni uomo sia qualcosa di molto bello. Chiediamo al Signore di essere fedeli e sempre sereni e gioiosi soprattutto. Una cerimonia gioiosa, alla presenza di numerosi sacerdoti, del custode di Terra Santa, fra Pier Battista Pizzaballa, e arricchita dalla partecipazione di molti fedeli locali e dei parenti, arrivati a Gerusalemme anche da molto lontano. Ringrazio Dio in primo posto perché mi ha concesso questo dono, una benedizione, qualcosa di cui non sono degno, e innanzitutto perché anche la mia famiglia è qui, e i miei genitori e tantissimi amici che sono venuti da tante parti, innanzitutto perché c'è tutta la gente della città vecchia con cui lavoro e per me è una gioia molto grande poter vederli anche che loro sono venuti a farmi gli auguri e a pregare con me questo giorno. L'ordinazione è avvenuta in un momento importante per la vita della Terra Santa. Qualcosa di meraviglioso perché penso che sono tante benedizioni, come diceva il Vescovo nell'omelia, celebriamo l'800 anniversario del dono della regola, celebriamo anche la visita al Papa, siamo in Pasqua, il mese di Maria, l'anno Paolino, insomma, sono tutti doni e grazie di Dio e per cui mi raccomando le vostre preghiere per andare avanti. Tante, forse troppe cose, però non bisogna mai lamentarsi quando c'è tanta ricchezza di grazie.